Un problema molto serio e del quale si sente poco parlare sta dilagando sempre di più nelle Marche. Stiamo parlando dell'annosa questione legata alla prostituzione. Una delle città più colpite è Porto Sant'Elpidio ed è proprio da qui che il comitato Costa Fermana ha invitato il sindaco Andrenacci a farsi promotore di un referendum per la regolamentazione del fenomeno. Analizzando come anche in altri paesi europei, come in Germania, in Austria, in Svizzera e nei Paesi Bassi, è stato risolto il problema della prostituzione e il sindaco Andrenacci, anche in virtù del suo ruolo di presidente ANCI Marche, vorremmo che si facesse portavoce di una raccolta firme su base nazionale per legalizzare e chiedere il referendum sulla legalizzazione e la tassazione della prostituzione in Italia. Raccogliere firme è sempre un elemento che pone all'attenzione un tema e ci sottolinea l'importanza anche di questo tema. Però credo che come istituzioni locali abbiamo consapevolezza e coscienza di questo problema, già negli organi competenti li abbiamo riportati e probabilmente questo appello accorato, insieme anche a tanti altri appelli, debba essere rivolto a chi le leggi le può fare. I malumori dei cittadini crescono di giorno in giorno. I residenti della zona sono ormai stanchi di assistere ogni sera ad uno spettacolo indecoroso. Vedere il dilagare questa attività di fronte caso in una via pubblica come la Statale 16, ovviamente il cittadino reagisce con un forte malessere ed è giusto così. Non è possibile che un'attività del genere si effettui in strada, qualunque via sia, nascosta o una via insomma transitata come la Statale 16. Per questo chiediamo insomma che si proceda verso una legalizzazione, una tassazione, comunque sia lungo tutto il tratto che inizia dalla Statale 16 Nord di Sant'Elpidio sino ad arrivare a Lido San Tommaso in comune di Fermo. Insomma, il fenomeno è dilagante. A parte l'ordinanza, a parte l'impegno dei servizi sociali, non abbiamo nessun tipo di strumento per combattere questo fenomeno. Credo che questa soluzione competa a un governo. Noi quello che diciamo come enti locali è che tra i tanti problemi che attanagliano le nostre società, certamente quello della prostituzione è un problema importante che va risolto, ma non con strumenti così temporali come l'ordinanza, ma con strumenti ben più efficienti. Dopo una prima bocciatura da parte della Corte Costituzionale, il Comune è riuscito ad emettere un'ordinanza di prevenzione del fenomeno che prevede per la prima volta il penale in Italia.